Allora, voglio fare una cosa qui perché sicuramente allora sta partendo quindi funzioni di Francesca in questo momento per darmi a questo Allora, primo punto all'ordine del giorno sono la presa d'atto delle dimissioni della consigliera Franzoni Francesca a seguito delle elezioni amministrative del 15-16 maggio 2011. È una scelta della squadra di governo proprio per allargare il numero a seguito anche delle modifiche apportate dalla legge Calderoli che ha diminuito drasticamente il numero di consiglieri e dunque abbiamo adottato questo sistema giusto per allargare la squadra di governo principalmente per essere più numerosi e anche più vicini alle esigenze dei nostri cittadini e pertanto abbiamo di comune accordo utilizzato questo sistema proprio per allargare la nostra squadra di governo. Sì, molto volentieri, ho preparato due libri scritti. Signor Sindaco, colleghi assessori e amici consiglieri, fin dalla presentazione della lista, ma anche nel primo incontro preparatorio del programma elettorale, con i vari candidati ci siamo detti che sarebbe stato riduttivo non sfruttare adeguatamente le possibilità che offriva un gruppo di persone così affiatato, motivato e con tanto entusiasmo di lavorare per il bene del Paese. Dopo i risultati elettorali che hanno visto l'elezione del nostro candidato Cristian Parisei a sindaco di Orsini e con lui sei dei nostri candidati consiglieri comunali, perché così la nuova legge ha stabilito, quando Cristian mi ha chiamato a far parte della giunta, ho ritenuto fosse mio dovere fare in modo di dare seguito concreto alle intenzioni della vigilia, rassegnando le mie dimissioni da consigliere comunale, consentendo di ampliare e perciò arricchire la nostra compagine con l'inserimento di un nuovo elemento. Questo ovviamente in pieno accordo e sintonia con il sindaco e l'intero gruppo di Alternativa Civica. In questi lunghi anni di impegno all'interno del Consiglio Comunale ho ricoperto molti incarichi ed ho avuto l'onore di essere per due volte eletta sindaco di Orsini. Il mio impegno continuerà anche nei prossimi cinque anni a fianco del nuovo sindaco e dei colleghi assessori. Insieme agli amici del gruppo di Alternativa Civica, portando l'esperienza maturata nel campo che mi è più congeniale, cioè la vicinanza per professione e sensibilità verso le problematiche familiari. Questo è quello che mi sento appunto di esternare qui insieme a tutto il Consiglio. Ci sono osservazioni in merito? Sempre dopo. Ma vi posso dire una cosa, anche se adesso non è ancora formalizzato, diciamo, l'incarico del gruppo, sono verrà dopo, però mi permette di parlare lo stesso a nome del gruppo di maggioranza, solo per ringraziare sicuramente Franca, perché è vero che fa un passaggio in nome della logica di gruppo, è comunque un passaggio importante a livello personale, comunque una rinuncia per dare possibilità anche agli altri di partecipare e quindi il nome del gruppo va al ringraziamento per questa cosa. Altri interventi? Votiamo favorevoli? Vediamo tutta la scusa allora l'assessore no? Partecipano senza diritto di voto. Allora, 3, favorevoli, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi favorevoli, e contrari nessuno. Votiamo per il consigliere di Italia in modo tale che il consigliere di prendere possesso e partecipare al voto. Favorevoli? 9. Chiediamo